Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Kartal. Allora ragazzi, oggi è mercoledì. Mancano ancora 4 giorni al giorno più decisivo della nostra stagione. E io, prima di iniziare a introdurre tutto, vi ricordo domani alle 22 appuntamento di qualità con gli sportivi, perché domani ragazzi è una live pazzesca con ospiti internazionali. Vi dico solo questo. Comunque, allora io adesso parlo a cuore aperto, parlo a tutti voi, parlo ai tifosi, parlo se qualche calciatore vedrà questo video, perché tanto lo manderò a tutti. Ragazzi, siamo giunti all'ultima guerra, l'ultima battaglia per l'ultima guerra. Allora, considerazioni. Prima di tutto, voglio ringraziare il mister Caserta, perché il mister Caserta, ragazzi, quello che ha fatto con questo anno, con questi fantastici ragazzi, con tutte le problematiche, Covid, squalifiche, infortuni, tutto quello che è successo, è stato il capo di tutto ed è stata una persona meravigliosa. Intanto voglio ringraziare mister Fabio Caserta per tutto il lavoro svolto fino adesso. E a prescindere dal risultato, che sia positivo o che sia da giocare i playoff, questo allenatore è il numero uno. C'è poco da fa e c'è poco da dire. Non voglio, io vorrei, questo è un mio desiderio, ma credo che è il desiderio di tutti noi da condividere, che a prescindere dalla stagione come andrà, questo allenatore deve essere rinnovato immediatamente per continuare un lavoro e un progetto, che sia Serie B o che sia ancora in questa fogna, sempre e comunque questo allenatore merita, uno, rispetto per l'uomo che è, due, l'amore di tutta una città intera, tre, una considerazione e un occhio di riguardo soprattutto alla società. Prima considerazione. Seconda, voglio ringraziare tutti i ragazzi, anche alcuni che mi hanno fatto arrabbiare, come Folignati, Vano. Ragazzi, non mi interessa. Fatto sta, io ringrazio da Folignati ad Angella, Falzerano, Buonaiuto, Van Bagalen, Burrai, Di Noia, tutti. Tutti, non è escluso qualcuno perché non l'ho citato, è per tutti. Crialese, Angella, Rosi, tutti. Non ce n'è uno che praticamente lascio praticamente in disparte. Tutta la rosa, dal primo all'ultimo, anche quei ragazzi che nella primavera a volte si sono seduti in panchina per il grifo e che hanno dato tutto. Perché questi ragazzi veramente in questa stagione hanno dato il 120%. E hanno veramente sudato e onorato la maglia del grifo. E quindi questo gli va merito. Questo gli va merito perché appunto sono dei ragazzi straordinari sotto tutti i punti di vista, umanamente e sul piano della professionalità. Questo è stato un gruppo fantastico, ragazzi, un gruppo veramente degno di chiamarsi gruppo. E questo è sempre merito, ritorniamo a mister Caserta. Terza considerazione, società. Avete visto che con i uomini che aveste messo a disposizione per il mister Fabio Caserta, è riuscito a fare il miracolo, è riuscito a fare un miracolo sportivo, perché per me, se sarà Serie B, è un miracolo sportivo.
Quindi, cara società, ora sta a voi se nel caso della promozione fare il salto di qualità e dimostrare di essere una società solida e che punta e crede soprattutto in una programmazione ben mirata, ben precisa e soprattutto fatta con un certo criterio. Ok? Quarta considerazione. Noi, io in primis, dal primo che sono io all'ultimo, ragazzi e ragazze, freghi e freghe, dovete spingere tutta la squadra perché dobbiamo stare vicino a loro. Dobbiamo alzare la voce, far sentire la vicinanza appunto alla squadra, alzare dei cori, alzare, spingere, come se a Salò ci saremo anche noi, come se anche noi andremo a Salò, senza nessuna paura, senza nessun timore, soprattutto senza temere nulla e niente, perché il Perugia è grande e grande resterà. Vi chiedo appunto tutti quanti di mandare dei messaggi d'affetto, taggare nelle stories su Instagram, su Facebook, sui gruppi WhatsApp, dove volete, dovunque c'è Perugia, dovete dimostrare appunto che la nostra vicinanza c'è. Il Perugia è vivo, il Perugia tornerà, spero, spero. Quindi ragazzi, non vi resta altro appunto che unirci in un unico grido. Forza Perugia, forza Grifo, forza ragazzi, forza mister, e andiamo a conquistare questa Serie B. Ragazzi, questo è solamente un primo video, poi ne farò altri in questi giorni appunto che porteranno al match finale. Ragazzi, restiamo tutti uniti per un unico obiettivo. Forza Perugia, grande come tutta la città. E con questo ragazzi è tutto, un abbraccio e ci vediamo domani sera. Thank you.